compro, mi ritorno sui miei passi. In questo caso io ritorno sui miei passaggi, perché anche se tutti dicono 100 passi, perché 100 passi chiaramente tutti quei pochi che mi seguono, insomma, è la citazione al grande impastato, ritorno sui 100 passaggi ultimi, era inevitabile, anche se cerco di evitare. Però anche con un po' di orgoglio, se qualcuno un giorno si mette sul social football o su YouTube e vede tutti i 100 passaggi di quest'anno, troverà delle cose che erano state dette e che poi si sono anche verificate, e questo mi può comunque riempire d'orgoglio. Non mi riempie d'orgoglio tutto quello che si è scatenato dopo i 100 passaggi della volta scorsa, dove io avevo urbanamente contestato il premio Lazialità allo Tito. Perché purtroppo succede questo, soprattutto nella nostra città. Una persona, tentano di oscurarla, e questo sono io, il più possibile. Non si fa mai una promozione, una pubblicità di cose che avvengono qui, a volte sono successe anche cose molto importanti. Però per fortuna esistono ormai i forum dove poi si scatenano i commenti, positivi o negativi, ma tutto questo va bene uguale, funziona. Devo dire che i 100 passaggi nascono per tutta una cosa conseguenziale da un anno, no? da un incontro con il mio regista, cioè con il regista di 9, Alberto Cangichiodo, che proprio mi convinse, no? a dare un'impostazione anche diversa col Di Notte, e di questo io gli sarò sempre grato. E qui si inseriscono i 100 passaggi, cioè nella volontà decisa, forte, di dire qualche cosa che magari per qualsiasi vario motivo da altre parti non sentite. Poi può essere più o meno opinabile e contestabile, però ogni tanto ci vuole qualcuno che magari dice qualcosa e che non prende in giro la gente, non perché lo facciano gli altri, ma perché sono alcuni argomenti che in genere sono tabù. Sul premio Lazialità sapevo benissimo di spaccare un'opinione, ma non pensavo mai di sentirmi dire o per radio o leggere attraverso internet cose che io non voglio fare mai, ma poi me lo segnalano, vero Michele? Dove sta Michele? Che mi segnalano, per cui poi sono costretto ad andare a vedere, e ovviamente ci rimango male. Però c'è una cosa a cui io tengo nel ridire tutto questo. È stato detto che la mia contestazione al premio Lazialità deriva da acredine personale nei confronti di Lotito. È sbagliato, l'ho detto mille volte. Se io dovessi avercela con Lotito perché mi ha detto in un'intercettazione che io neanche volevo sentire Plastino deve morire, sarei anche stupido, perché appartiene alla sua coscienza, alla sua mentalità dire una frase del genere, che io non ho mai detto per nessuno in vita mia. Però voglio far notare a quelli che dicono questo che se lui ha detto Plastino deve morire, vuol dire che già c'era tutta una serie di cose che io non condividevo di lui, e per cui lui era arrabbiato con me perché io dicevo di non condividerle, quindi è precedente al devi morire. E poi insomma lui ha detto delle cose mica solo su di me, ha detto delle cose, in questo caso lo dico veramente con affetto, e qui chiarisco anche con Guido De Angelis, ha detto delle cose di Guido De Angelis che io non so come lui, non a premiarlo, abbia potuto avvicinarsi a lui, perché se io in un'intercettazione avessi sentito quello che aveva detto lui di Guido con una volgarità terribile, io mi sarei tenuto anni luce lontano per non compromettermi. Però questo mi fa riflettere. Ma mi fa riflettere in senso positivo, sono io che sto sbagliando, ecco perché torno sui miei passi in questo caso. Perché in realtà poi questo è un mondo di burattini, siamo tutti noi burattini, perché di che stiamo a parlare? Stiamo parlando comunque di pallone, di un fatto e fibra, non stiamo parlando di Monti, della politica, del paese, stiamo parlando di stupidaggini, per cui stupidaggini che poi hanno la loro importanza. Per cui poi dopo è anche giusto passare sopra certe cose. Sono io che faccio della dignità chissà che tipo di valore, e non della coerenza, perché lì aveva ragione Capo l'altra volta quando ha detto se uno ci ripensa vuol dire che non è stupido. Sì, su cose però significative, importanti, non ondeggiare da una parte o dall'altra secondo i propri interessi e tornaconto personali. Quello non significa essere umanamente incoerenti, giustamente incoerenti, significa andare dalla parte giusta ogni volta che ti serve, che è tutto un altro discorso. Preciso, io ho parlato duramente di certe cose, quando parlo di vendersi l'anima,
e oggi, ritornando sui propri passi, ritengo che forse, tutto sommato, fa bene chi si vende l'anima, ha più consensi, può fare con più tranquillità tantissime cose. Io non ci riesco, non è colpa mia. E tutto quello che è successo anche in radio da Guido, a me mi sono arrabbiato, ma poi è più che altro una grandissima amarezza. Perché poi questa comunicazione, questo è, i 100 passaggi nascono per questo, per cercare di ragionare tutti insieme, non perché io sia più bravo, ma perché lo so che molti di voi li fanno questi ragionamenti, poi passano perché ci sono altre 100 persone che più o meno con interessi ve li soffocano. Allora, quando si parla di Zeman, e qui si scatenerà qualche odio anche in studio, io ritengo veramente che ci siano dei pregiudizi, ma veramente, al di là del fatto tecnico, e quindi non mi rivolgo certamente a Michele, cioè ci sono dei pregiudizi, io sento le radio, io non sono della Roma, notoriamente non sono della Roma, però capisco quanto Zeman ad alcuni possa essere antipatico, perché Zeman è simpatico solo in realtà chi lo conosce poi a fondo, che è un uomo spiritoso, un uomo divertente, però chi lo osserva da avversario, oppure peggio ancora, chi lo osserva da parte di qualcuno che vorrebbe essergli amico, che vorrebbe arruffianarselo per avere gli interessi, e lui lo tiene a distanza, è chiaro che poi uno si arrabbia, ma arrabbio io. Cioè io sono sempre stato velatamente, da un po' di anni, rifiutato anche da lui, malgrado la mia stima, le mie parole. Perché? Perché delle amicizie intermedie chiaramente l'hanno portato da un'altra parte, non dalla mia, ma me ne faccio una ragione. Questo però non significa che io tolgo il giudizio, che per me è estremamente positivo, su quello che ritengo uno dei più grandi allenatori della storia del calcio di tutti i tempi, e ritengo che molti contestano Zeman, e vi prego non vi arrabbiate, ma veramente per un ostracismo quasi culturale. Cioè uno come Zeman rompe le scatole, le rompe per quello che dice, le rompe per quello che fa. Io lo posso contestare 100.000 volte, ma poi quando vedo quella squadra in campo, qualche secondo ogni tanto mi fa pure dimenticare che è la Roma. Perché? Perché io, che sono vecchio laziale, quindi spiritosamente anti-romanista in questo senso, quando vedo giocare in un certo modo e dico, vedi come si vede il lavoro in campo, cioè questi i suoi soldi se li guadagna, mentre in altre circostanze vedo delle situazioni in campo senza un minimo di lavoro, senza niente, con gente che si vende come se fosse il più grande allenatore del mondo. Ecco, ripeto, io non parlo con Zeman da una vita, non ho un rapporto con lui, non voglio neanche essere ruffiano con lui. Aspetto di finire la partita a tennis da anni perché si era interrotta 5-5 e mi fregava i punti, quindi sono pure arrabbiato. Zeman mi fregava i punti perché è uno rosicone, non ce lo sta a perdere. Ovviamente scherzo, però ripeto, sul di lui io sento delle cose che non hanno senso, con una cattiveria tale, per cui poi, al contrario, se vince è perché lui si è adeguato, e se perde invece è colpa sua. E da questo bisogna uscirne. E termino invece parlando della nostra comunicazione. Signori, è l'ultima puntata dell'anno. E abbiamo rivoluzionato tante cose. Stiamo 4 ore e mezzo. E ringrazio tutti coloro che scrivono, che si divertono, che elogiano questa, che è una trasmissione da tantissimi anni e che si rinnova sempre. Ma mi rivolgo a chi magari ancora vecchio sognatore come ero io vorrebbe ancora solo parlare di calcio, avere bella musica, avere discorsi sentimentali per 4 ore e 20. Non è più così il nostro calcio. Noi in 4 ore e 20 dobbiamo mantenere questo ascolto, dobbiamo mantenere il vostro interesse, vi dobbiamo far divertire anche facendovi incazzare. Questo è il senso, perché poi tutti quelli che scrivono io non la vedo più perché c'è Pantano, io non la vedo più perché c'è Brindisi, e la volta dopo ce lo riscrivono un'altra volta, vuol dire che sono ancora lì a vederle e poi a valutare le cose così come sono, cioè come un commento sempre comunque arrabbiato ma giocoso del mondo del calcio, perché questo è. E vi voglio dire soltanto una piccola cosa, termino sull'Otito, che sembrerebbe il mio tormento. Io non sono paranoico su questa storia, non lo sono. Io ho amato la Lazio come se fosse una sorella, perché è sempre stata con me da quando sono nato. Quindi pensate
che cosa vuol dire. Questo presidente mi ha lacerato con un certo tipo di atteggiamento, però poi alla fine non resisto e salto ai gol di questa Lazio firmato a Pektovic, come dice D'Amico, un personaggio che io comincio ad adorare e a farlo configurare come la persona che piace a me. Lotito si è cambiato veramente, al di là dei consensi. Io lo aspetto qui e non è un agguato, non è un agguato. Non gli do il premio Lazialità, non gli do neanche il premio Gol di Notte, però lo aspetto in un confronto sereno. Se vuole gli scrivo le domande come si fanno i politici prima, così si può preparare, no scherzo. E prima, se lui vuole, raccogliendo un vecchio suggerimento di Stefano De Martino, vorrei adesso farlo licenziare per questo, sì, incontriamoci in una chiesa. Veramente mi è stato proposto questo una volta. Va bene. E c'è da stabilire una cosa importante però. Scelgo il Divino Amore, che è la chiesa di Roma per eccellenza, per i voti, no? Però vi chiedo, secondo voi, se ci incontriamo in chiesa, chi gioca in casa? Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora